Fiera di Genova S.p.A., azienda in gravissima crisi, partecipata da enti pubblici, fra cui la città metropolitana con una quota di circa il 20%, va messa al più presto in liquidazione volontaria, perché solo questo strumento, previsto dal Codice Civile, garantisce di salvare le attività e di ricollocare i lavoratori in esubero. Così ha deciso il Consiglio metropolitano, votando sì, con la sola eccezione di Giampiero Pastorino, la delibera presentata dal sindaco Doria. Se i soci azionisti, come intendono fare, non adottassero dei provvedimenti come quello della liquidazione volontaria, si tradurrebbe in un fallimento dolorosissimo per i dipendenti, per la possibilità di proseguire le attività fieristiche e convegnistiche che si possono ancora organizzare a Genova, per i creditori di fiera. Il processo di liquidazione volontaria consente di ripulire di costi insostenibili fiera, di avviare un percorso di ricollocazione di quei dipendenti che non potranno essere remunerati dall'attività fieristica e al tempo stesso di gestire d'intesa con tutti i soci azionisti quel pacchetto di attività fieristica e convegnistica che possono ancora essere gestiti e devono essere gestite bene in equilibrio economico in una città come Genova. Il punto di equilibrio economico dell'attività fieristica, ha spiegato il sindaco metropolitano, si stima possa essere raggiunto con un organico ridotto a 14 dipendenti rispetto ai 39 attuali. Dei restanti 25, tolti i 3 che hanno i requisiti per il prepensionamento, 22 sono in esubero e dovranno tutti essere ricollocati attraverso mobilità interaziendale in società partecipate dagli enti soci, ovvero Comune di Genova, Regione Liguria, Città Metropolitana, Camera di Commercio e Autorità Portuale. Il sindaco si è fatto carico, per i due enti di cui è capo, Comune e Città Metropolitana, di ricollocarne 12, più della metà. E gli altri soci, ha chiesto, si facciano carico dei restanti 10. Una volta messa Fiera S.p.A. in liquidazione volontaria, occorre spingere al massimo la sinergia operativa tra Fiera e Porto Antico S.p.A. per la prosecuzione degli eventi in programma, in particolare Salone Nautico ed Euroflora. Si creano quindi le condizioni perché quello che di gestibile ci può essere trovi poi un coordinamento gestionale che coinvolga anche Porto Antico. L'esempio che ho fatto è che Porto Antico è il soggetto che ha il centro congressi in città, Fiera ha degli spazi fieristici, bisogna mettere insieme le potenzialità di un centro congressi con le potenzialità di spazi fieristici.